La configurazione del pannello di fatturazione elettronica comprende 9 step, tutti obbligatori. Ma non preoccuparti, ti guiderò passo passo per completare ogni passaggio e farti accedere al successivo, fino al completamento della configurazione. Potrai successivamente modificare tutte le scelte effettuate durante la configurazione dall'area di impostazioni del pannello. Sei pronto? Iniziamo! Su cedente prestatore visualizzi i dati che compariranno nel campo mittente nelle fatture inviate. Inserisci i dati anagrafici. Nazione, partita IVA e codice fiscale sono preconfigurati con i dati indicati in fase di ordine e non possono essere variati. Digita, se lo desideri, un eventuale titolo del cedente prestatore e scegli denominazione in caso di persona giuridica, ditta, società, ente, o nome e cognome in caso di persona fisica. Tipo attività è preconfigurato con la tipologia di persona giuridica indicata in fase di ordine: ditta individuale, libero professionista, azienda o pubblica amministrazione. E non può essere modificato. Se si è una pubblica amministrazione, ti sarà chiesto di inserire anche le voci codice IPA, codice univoco ufficio e codice AOO, area organizzativa omogenea. Il codice EORI identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea. Se necessario, continua modificando la sede legale dell'azienda ed i contatti. I dati mostrati sono quelli indicati in fase di ordine. Compila le parti stabile organizzazione, albo professionale o iscrizione REA. Quindi clicca su Prosegui per continuare. Indica qual è il tuo regime fiscale di riferimento. Se operi in regime forfettario, seleziona RF19 regime forfettario. Se operi in regime dei minimi, scegli RF02 regime contribuenti minimi. Nel caso tu abbia scelto RF19 o RF02, spuntando l'opzione presente nella schermata, puoi scegliere di inserire automaticamente in tutte le fatture la dicitura di fattura non soggetta alla ritenuta alla fonte. Indica, se necessario, il regime di esigibilità dell'IVA, differita o immediata, o la modalità di versamento dell'imposta, scissione dei pagamenti, da utilizzare come predefiniti. Nel caso tu sia in regime forfettario o dei minimi, non attivare l'esigibilità IVA e prosegui allo step successivo. Su Cassa Previdenziale puoi impostare, se necessario, fino a 3 posizioni contributive previdenziali da utilizzare di default nelle fatture in creazione. Attiva il campo Contributo Previdenziale 1, quindi indica il tipo cassa, l'aliquota cassa, cioè il valore dell'aliquota contributiva prevista per la cassa di previdenza, e la percentuale dell'imponibile, sulla quale deve essere calcolata. Concludi la configurazione inserendo l'aliquota IVA da applicare. Se necessario, attiva anche la seconda e/o la terza posizione contributiva previdenziale e configurale allo stesso modo. In questo caso puoi inserire il flag in corrispondenza dell'opzione Aggiungi importo del contributo previdenziale 1 alla base imponibile del contributo previdenziale 2. Così il contributo verrà calcolato sul valore base imponibile più l'importo calcolato dalla prima cassa e/o dalla seconda cassa, in base a quella selezionata. Ritenute consente di inserire gli eventuali dati relativi alla ritenuta d'acconto e/o alle ritenute previdenziali, da applicare di default alle fatture create. Se necessario, attiva il campo e scegli il tipo di ritenuta, l'aliquota della ritenuta da applicare e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata. Infine, scegli un codice relativo alla causale del pagamento. Potrai inserire fino a 4 ritenute e aggiungere l'importo del contributo previdenziale precedente alla base imponibile della ritenuta successiva, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. Nel caso tu sia in regime forfettario o dei minimi, non attivare le ritenute e prosegui allo step successivo. Su Impostazioni puoi scegliere un tipo di documento da avere come predefinito quando crei la fattura. Il valore preselezionato, TD01, corrisponde alla normale fattura elettronica. Puoi inoltre scegliere se visualizzare i prezzi in fattura al netto dell'IVA, impostazione predefinita, o al lordo dell'IVA.
su Avvisi e deleghe scegli se vuoi ricevere notifiche email per la conferma di invio di fatture inviate o avvisi di nuove fatture ricevute. Inserisci una email o una PEC su cui ricevere gli avvisi. Puoi personalizzare le modalità di invio scegliendo di ricevere delle singole notifiche o un report periodico contenente tutte le notifiche ricevute nel periodo indicato, giornaliero, settimanale o mensile. Se superi le 20 notifiche, il report riepilogativo ti viene comunque inviato. Su avvisi scadenze agenda preimpostate, imposta se vuoi la ricezione di avvisi relativi alle scadenze fiscali impostate di default sull'agenda. Puoi anche scegliere di visionare dei suggerimenti per rendere più facile la compilazione delle varie parti della fattura. Rendi visibile la tua partita IVA per permettere ad altri clienti con account premium o al tuo commercialista di inviarti una richiesta di collaborazione per la gestione delegata del servizio di fatturazione elettronica. Inserisci i dati del responsabile della conservazione, l'acquirente del servizio o un altro soggetto nominato dallo stesso, cioè la figura di riferimento che ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste a suo carico dalla normativa vigente. Quindi inserisci quelli del responsabile produttore, cioè l'acquirente del servizio o altro soggetto nominato dallo stesso, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Puoi scegliere di indicare gli stessi dati per entrambi i soggetti cliccando su Copia dati dal responsabile della conservazione. A questo punto non ti resta che validare il pannello all'invio e alla ricezione delle fatture. Inserisci un numero di cellulare sul quale si desidera ricevere l'SMS contenente il codice di verifica. Digita il codice ricevuto nel campo apposito e clicca su Prosegui. Accederai direttamente alla home page del pannello e potrai cominciare ad utilizzarlo. Potrai anche, se lo desideri, modificare tutte le configurazioni impostate dal menu Impostazioni.